Halloween è passato, molti toscani hanno deciso di trascorrerlo all'interno dell'unico parco dei divertimenti della regione, il Cavallino Matto, a Marina di Donoratico. Una bella festa, il parco viene addobbato completamente per un mese, quindi con festoni, con zucche, con tutto quello che può allietare i nostri clienti. Ci crediamo sempre di più perché poi si crea un'atmosfera talmente magica che oltre a fruire del parco si fruisce proprio dell'atmosfera di Halloween. Abbiamo aumentato in questo caso anche il numero di comparse. Soddisfatti comunque per quanto riguarda il numero di ingressi? Sì, quest'anno siamo soddisfatti, purtroppo il tempo, come sappiamo tutti, ha un po' penalizzato le attività, quindi da maggio, ma anche ultimamente non siamo stati così fortunati, però siamo in linea col 2022 e la soddisfazione insomma c'è. Che ci fa di giorno? Infatti sta uscendo il sole e dà un po' noia, però vediamo se insomma ci si copre un po' e si riesce ad arrivare a buio. Tale madre, tale figlio? È per tutta la famiglia! C'è anche il marito? No, è morto. Una bella famiglia horror. Buongiorno. Ah, ecco, tutto cervello vedo. Io niente cervello. No, niente cervello? C'è più... Tutto la zombie. Una giornata bellissima qua in Toscana, almeno è bello, sì. Ho portato la bambina a giocare, ma mi sa che mi diverto più io di lei, molto. Un parco che è stato recentemente insignito di un importante riconoscimento internazionale. Abbiamo ricevuto un bel premio, in questo caso in ambito europeo, da Parks Mania, quindi gli awards dei parchi divertimenti. Ha vinto il premio di miglior personale, che è il fiore all'occhiello di ogni parte.